Credo che in alcune pagine l'autore vada direttamente al senso della corsa. Oggi vi parlo di Perché corriamo di Roberto Weber. Questo è un libro che non può mancare in nessuna biblioteca di un appassionato di corsa. Innanzitutto, chi è Roberto Weber? Roberto Weber è nato a Trieste nel 1952, dirige l'istituto di ricerca SWG, dove analizza l'opinione pubblica e cerca di predire i comportamenti elettorali. Ha praticato atletica nei suoi anni giovanili e attualmente corre senza particolari obiettivi. Questo libro è stato pubblicato da Einaudi nel 2007 e conta circa 110 pagine. Per quanto il libro sia breve, credo che sia un libro che va letto con lentezza, che merita tempo e che ha bisogno di spazio per poter parlare e per essere digerito. Le pagine e i paragrafi vanno gustati, vanno lasciati decantare. Se fosse un vino, sicuramente non sarebbe un vino da supermercato, sarebbe un vino da cantina che va bevuto con parsimonia e che necessita la competenza e la capacità per essere gustato a pieno. Questo è un libro che parla di un amore giovanile. Nel libro Roberto Weber racconta di aver praticato anche a buoni livelli atletica e nelle sue parole si sente un amore romantico che ha delle connotazioni poetiche, quegli amori che hanno la forza e l'impeto delle emozioni, che ci fanno perdere la testa e che diventano totalizzanti. Quelle relazioni dove l'altra persona diventa quasi perfetta e in cui i difetti e la realtà arriva piano piano. Nelle parole di Roberto Weber l'amore è palpabile ed è contagioso perché arriva al lettore. Se avete corso, se correte e se lo fate con passione, le parole di Roberto Weber sicuramente non vi lasceranno indifferenti, vi arriveranno direttamente al cuore. Credo che ci sia qualcosa di essenziale, di estremamente importante che Roberto Weber ha colto e che ci restituisce, che ci fornisce. Credo che in alcune pagine l'autore vada direttamente al senso della corsa. Se vi aspettate un libro che spieghi chiaramente il motivo che ci porta ad allacciare le scarpe e uscire a correre, non è questo il libro. Però di contro è un volume dove il significato più profondo, il significato più essenziale del correre, della passione che ci lega all'atletica, credo sia contenuto in queste poche pagine. Se c'è una cosa che ho particolarmente apprezzato di questo libro riguarda la descrizione composita degli atleti che corrono. Da una parte perfetti, degli dèi in movimento, forti, tonici, con gesti sinuosi e nel contempo decisi. Ma dall'altra parte, se visti fuori dal loro contesto naturale, ovvero la pista, umani, profondamente umani o profondamente fragili, gracili, con delle casse toraciche da uccellini. Questa visione del Dio che diventa mortale traspare dalle pagine di Roberto Weber e credo che si sedimenti nella memoria di ogni persona che vorrà dedicare attenzione e impegno nello scorrere e nel leggere le pagine di questo libro. Come vi dicevo, secondo me non può mancare. È un libro che richiede attenzione e richiede impegno, ma che ripaga profondamente. Secondo me uno dei migliori libri sulla corsa che abbia mai letto e che siano stati scritti. Anche per oggi vi saluto, buone corse e buone letture.